Bentrovati a tutti, ormai carissimi amici mi conoscete, sono Don Pierluigi, parroco di Arcidosso qui sulla Miata e oggi ascoltiamo il Vangelo di Matteo, capitolo 15, versetto 21-28. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e Sidone. Ed ecco una donna cananea che veniva da quella regione si mise a gridare: Pietà di me, Signore, figlio di Davide, mia figlia è molto tormentata da un demonio. Ma egli non gli rispose neppure una parola. Allora i discepoli gli si avvicinarono, lo implorarono: Esaudiscila perché ci viene dietro gridando. Egli rispose: Non sono stato mandato se non alle pecore perdute alla casa di Israele. Ma quella si avvicinò, si prostrò dinanzi a lui dicendo: Signore, aiutami. Ed egli rispose: Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. È vero, Signore, disse la donna, eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. Allora Gesù replicò: Donna, grande è la tua fede, avvenga per te come desideri. E da quell'istante sua figlia fu guarita. Dobbiamo constatare che in questo Vangelo Gesù ammira la fede della donna cananea. Grande è la tua fede. Allora dobbiamo chiederci tutti quanti: è giusto che veramente fare un esame di coscienza e chiederci, ma in verità che cos'è la fede? Come noi possiamo sapere se la mia, la nostra fede è piccola, grande, inesistente? Vi è un principio infallibile, qualcuno scriveva, che ci aiuta a dare una risposta. Nell'Antico Testamento fede era costruire, fondare qualcosa di solido, affidare la propria vita alla parola del Signore. Grande è la tua fede. La fede della donna cananea è cresciuta, si è purificata, tanto che Gesù le dirà: Donna, davvero grande è la tua fede, ti sia fatto come desideri. E da quell'istante, nota il Vangelo, sua figlia fu guarita. Ma che cosa è avvenuto nel frattempo? Un altro miracolo? Io penso che è venuto qualcosa di più della guarigione della figlia. Quella donna è diventata una credente, una delle prime credenti provenienti dal paganesimo. Papa Francesco direbbe: è diventata una cristiana al 100%. Quante cose ci insegna allora la parola? Una delle ragioni più profonde di sofferenza per un credente sono le preghiere non ascoltate. Abbiamo pregato, siamo andati in quel santuario davanti a Maria, ma niente, Dio sembra indifferente. La donna cananea è lì e la donna cananea è lì ma in preghiera. Chi si fosse trovato a osservare, come dire, il comportamento, le parole di Gesù verso quella povera donna, avrebbe constatato l'insensibilità, una durezza di cuore. Come si fa a trattare così una madre afflitta? Ma ora io dico che nel cuore di Gesù, che lo faceva agire in quel modo, egli soffriva. Soffriva nell'opporre i suoi rifiuti. Sapeva che comunque, quando l'arco troppo teso avrebbe potuto spezzarsi. Perché Gesù si mostra alla fine pieno di gioia, è contento, come se avessimo e se avesse vinto sia la donna cananea che Gesù. Dio dunque ascolta quando non ascolta. Il suo non ascoltare è già come dire un soccorrere, ritardando nell'esaudire. Dio fa sì che il nostro desiderio cresca, che la nostra preghiera si elevi, che dalle cose solo materiali passiamo alla grande preghiera fatta col cuore.
Dalle cose piccole passiamo, come dire, a quelle grandi, quelle enormi. In tal modo egli può darci molto di più di quanto inizialmente eravamo andati in quel santuario, in quella chiesa, in quel convento a pregare per ottenere e chiedergli qualcosa. Eh sì, spesso quando ci mettiamo in preghiera, guardate, tante volte non chiediamo nulla, anzi chiediamo solo cose materiali. Un grande ammiratore della Cananea era Sant'Agostino. Quella donna gli ricordava sua madre Monica. Anche lei aveva inseguito il Signore per anni, piangendo, chiedendogli la conversione del figlio. Non si era lasciata scoraggiare da nessun rifiuto. Aveva inseguito il figlio fino in Lombardia, fino a che lo vide tornare al Signore. In uno dei suoi discorsi egli ricorda le parole di Cristo: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Bussò alla porta per ricevere. Allora facciamo anche noi lo stesso, e anche noi sarà spalancata la porta, però lo dobbiamo fare con un cuore non duro, un cuore semplice, un cuore bello, saper amare. Carissimi amici, ecco, vi saluto caramente, io resto con te, vi aspetto in montagna sulla Miata, un forte abbraccio, ciao a tutti. Se il commento al Vangelo ti è piaciuto, clicca qui sotto su iscriviti e non dimenticare di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornato sui contenuti del canale YouTube della Pastorale Giovanile dell'Arcidiocesi di Siena, Colle di Valdelsa, Montalcino.